Cari amici di Outrobo.it, eccoci ad una nuova recensione per la linea Animated. E qui, così, abbiamo la versione cybertroniana di Ratchet. È il modello Takara, non so neanche se ci fosse una versione Hasbro, e quindi qui tutto il rosso ha un aspetto quasi metallizzato. Cioè, al tatto è anche freddo, come se fosse proprio metallo. No, questa è plastica, di sicuro. Questa anche. Ma queste le ruote, i cingoli, diciamo, mi sembrano quasi di metallo da quanto sono freddi. È un modellino molto semplice. Infatti, si vedono bene qua le braccia e le gambe e il bacino. E passiamo subito al primo confronto. E qui abbiamo Cap. E penso che quasi ci potrebbero stare. Purtroppo non ho la versione terrestre di Ratchet. L'avevo vista Sandonà, ma ho preferito l'MP01. E vediamo un po' gli accessori. Sono queste cose qua dietro. Si agganciano semplicemente su queste linguette. Queste linguette. E sono dei tirapugni. Per bene o male, questo qui è il mold di Ironhide, che è stato ricolorato e leggermente riscolpito, penso. Effettivamente, per fare Ironhide hanno preso la modalità terrestre di Ratchet e l'hanno dipinta di rosso nel cartone. Per fare il giocattolo di Ratchet hanno preso il mold di Ironhide e l'hanno ridipinto come Ratchet. E ora il cerchio è completo. Vabbè. Rolla particolarmente bene. Ha quattro ruotine qui. E sono, diciamo, dentellate. Quindi fa proprio rumore come se avesse dei cingoli. Passiamo subito alla trasformazione. E cominciamo dalle gambe, che sono i cingoli posteriori. Per prima cosa li sganciamo da questi perni qua, che si infilano in questi fori nella gamba. Rialziamo le gambe, le ruotiamo all'anca verso il basso e poi su questo perno ruotiamo tutta la gamba fino a incastrarla sotto il ginocchio. Ruotiamo i 180 gradi sul ginocchio in modo che le rotule siano di fronte e qui prendiamo il cingolo e lo portiamo in fuori, eccolo qua. E facciamo fare tutto il giro in modo che esca il tallone. Prendiamo qui abbiamo un dentello. E portiamo fuori le gambe. Bene. A questo punto prendiamo il cofano e lo tiriamo in avanti. In questo modo possiamo prendere le ruote anteriori, le pieghiamo un po' verso il basso e le portiamo su questo binario all'interno. No, dobbiamo farlo dopo. Ok, lo portiamo in fuori il muso qui. Ruotiamo tutto su questo perno, questo qua. Quindi prendiamo il tettuccio e lo spingiamo in avanti. Adesso portiamo in centro i due cingoli e i fori qua delle viti vanno a infilarsi su questi due perni. Anche se infilarsi è un po' una parola. No, no, si infilano proprio. Prendiamo il cofano e lo ruotiamo verso il basso, in modo da fare il torace di Ratchet. A questo punto prendiamo questi due
cosi, non so. Non so definire la forma che hanno. E li sganciamo dal bagagliaio. Portiamo in fuori le braccia. E le buttiamo su questo perno. Bagagliaio lo richiudiamo indietro e portiamo in alto la testa. Ok, ora le braccia su questo perno le ruotiamo di 90 gradi e le infiliamo in questo foro qua. Stessa cosa, rialziamo le braccia, portiamo in basso, prendiamo i due coprispalle e li portiamo ai 180 gradi. E qui abbiamo Ratchet in modalità robotica. Ora notare qui la scultura, non si vede un granché, per fare un po' d'ombra, non so se si nota, ma ha un bel sorriso allegro e la faccia liscia, oltre ad avere tutte e due le corna. Quindi questo è proprio precedente la guerra. Ed è anche più magro. Non è la versione obesa che è la sua modalità terrestre. Col cofano qua sotto. Vediamo questi due. Semplicemente abbiamo questi due dentelli che vanno a infilarsi nei fori delle mani. Facendo un po', faccio così, un attimo solo, no. Ok, bisogna forzare un po' l'articolazione, ecco qua, e uno, e due. Facciamo il confronto, come sempre con il bacon. E come sempre un po' di tristezza per le plastiche ridotte dei modelli attuali. Come articolazioni, la testa può guardare in alto per la trasformazione, non ruota in nessun modo, decisamente no. La spalla è su un ball joint e anche l'articolazione di trasformazione. Ruota 360 gradi sopra il gomito, che è a doppio perno, e la mano ruota 360 gradi. E qui abbiamo lo sportellino per il generatore MP che viene con lockdown. Quindi sì, abbiamo la ferita di guerra numero 2, ma non la numero 1. Vabbè, l'altro braccio è identico, ma anche una gimmick. Tenendo queste due alette e premendo questo bottone, in pratica tira pugni. Non abbiamo niente al bacino, abbiamo un ball joint sull'anca, che al contrario del Megaton Deluxe, questo qui è davvero tanto duro. Ruota 360 gradi sopra il ginocchio, fai 90 gradi avanti e quasi 90 gradi, no, quasi 90 gradi avanti e 90 gradi indietro, e il piede è un po' di gioco per la trasformazione. Bene, che posso dire di questo modello? Anche questo casualmente mi piace un sacco. Mi cercherò anche la versione di Ironhide, così per averli tutti e due. E poi la versione terrestre di Ratchet. Quindi consigliato anche questo. Ultima cosa, essendo Takara, è venuto con questa cartina che credo serva per un gioco elettronico in Giappone, qualcosa del genere. Ma è praticamente una scheda tecnica come quelle che escono con i Masterpiece.
Bene, la batteria mi sta dicendo ciao ciao, quindi direi che per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Bye bye.